tornata in un nuovo video. Oggi voglio provare insieme a voi per la prima volta questa nuovissima maschera di Glam Glow che mi incuriosisce tantissimo, specialmente per un motivo, perché si tratta della maschera Glitter Mask e, come dice il nome stesso, all'interno della maschera ci sono dei veri e propri glitter, quindi sono davvero curiosissima di provarla, di vedere com'è. E all'interno ci sono, se vi può interessare, 50 grammi di prodotto e, se non sbaglio, questa maschera costa sui 50 euro, 49 euro, e la potete trovare da Sephora. A parte la maschera in tessuto, la Bubble Mask di Glam Glow, non ho mai provato nessun'altra maschera di questo brand, anche se in realtà mi incuriosisce davvero parecchio, però visti i costi di queste maschere non sono mai stata tentata poi al 100% all'acquisto, cioè non mi sono poi fatta convincere al 100%, quindi non l'ho mai acquistata, però davvero mi incuriosiscono tantissimo, quindi sono super super curiosa di provarla. Si tratta di un trattamento innovativo per il proprio viso, un trattamento olografico, perché questa maschera sarà una maschera olografica, cioè sarà, è una maschera olografica, e sono davvero troppo curiosa di vederla sul viso. È olografico scintillante di Glam Glow, che vanta tutti i benefici dell'originale pluripremiato Gravity Mood. Gravity Mood è una maschera che non ho mai provato, però anche questa in realtà mi incuriosisce davvero tanto, che quindi rilascia ingredienti ultramirati a base di liquirizie, foglie di altea selvatica, che vanno a ridefinire l'ovale del volto. Disponibile adesso anche nella versione sexy glitterata. Qui dicono che bisogna semplicemente applicare la maschera, lasciare che si asciughi e quindi rimuoverla come qualsiasi tipo di maschera. Quindi, come prima cosa, prima di andare ad applicare la maschera, sarà meglio struccarmi, perché ho il fondotinta del correttore, quindi vado a struccarmi un attimino. Mi sono struccata completamente il viso e, se notate, varie brufolette, colpa della cioccolata, perché ho mangiato un po' di cioccolata che ho ricevuto per pasto, insomma un po' di uova che l'ho ricevuto, quindi ho sgarrato un po' con la cioccolata e si vede. Comunque, andiamo ad aprire la confezione, e all'interno si presenta in questo modo. C'è un campioncino della Glam Glow Gravity Mood, quindi la proverò sicuramente, che è quella nella confezione viola. E questa è la confezione. A differenza della classica Gravity Mood, questa ha il contenitore grigio, e appunto qui sopra abbiamo l'hashtag Glitter Mask. Vediamo un po'. Aiuto, faccio danno. Oddio, no, vabbè, è piena di glitter. No. Guardate, aspettate, sicuramente faccio un casino, rovescio tutto. È piena di glitter e di stelline, di brillantini. Non ho mai visto una maschera fatta in questo modo, ed è tutta nera. Tra l'altro il profumo, troppo buono. Se non sbaglio, io sento profumo di cocco. Anzi no, non di cocco, lo confondo sempre il cocco con l'ananas. No, profumo di ananas. Cioè, io sento profumo di ananas da qui. Vediamo se negli ingredienti c'è scritto qualcosa. No. Applicare generosamente la maschera su tutto il viso con il pennellino. Infatti, in dotazione all'interno del contenitore c'è anche il suo pennellino personalizzato. E bisogna tenerla in posa per circa 20-30 minuti. È parecchio tempo, insomma, non è proprio super super veloce come maschera. Quindi dovrò aspettare insomma 20-30 minuti, e nel frattempo andrò a cena, perché si è fatta anche ora di cena. Comunque, vado a mettere, dopo essermi struccata, vado a mettere la mia solita fascia per capelli. Lo sapete che quando vi faccio le maschere, per non avere i capelli in mezzo alle scatole, vado sempre ad utilizzare questo genere di fasce, e voilà, siamo pronte. Tra l'altro, stavo guardando anche il pennellino, è fatto davvero benissimo, tutto il manico è tutto trasparente, piccolino, in mini taglia, e con la scritta Glam Glow, fatto davvero bene. E giusto perché non voglio sprecare il prodotto, vado a prendere quello che è rimasto sul tappino. È abbastanza densa, gelatinosa come consistenza. Wow ragazze, guardate. Oh vabbè, bellissima. Sì, comunque vi confermo, io sento tantissimo il profumo di ananas. Passiamo dall'altra parte. Non so se riuscite a vedere i glitter, credo proprio di sì, i glitter e le stelline argentate.
Sono troppo belle. Non so nemmeno se le sto mettendo abbastanza o se invece devo abbondare un pochettino di più. Però non voglio neanche sprecarla, visto che costa parecchio. Quindi direi che qua, da questo lato può anche bastare. Vado a mettere un pochettino ancora sul lato di destra. Comunque il profumo a me fa impazzire, è troppo buono. Passo poi al naso. Inizio a sentire che pizzica un pochettino. Sento leggermente pizzicare sulle guance. Una stellina sul naso. Eccola lì, proprio sulla punta del naso. Passo alla fronte. Voi invece l'avete già provata? Fatemi sapere qua sotto nei commenti come vi trovate con la Gravity Mood, se ancora non avete provato questa, la Glitter Mask, o in generale come vi trovate con le maschere di Glam Glue. A me, ripeto, hanno sempre incuriosito ogni volta che vado da Sephora, mi fermo sempre a guardarle, però poi costano parecchio, quindi non ho mai acquistato, come vi dicevo prima. E infatti questa per me è la primissima volta e ho grandi aspettative. Ne metto ancora un pochettino al centro, ma giusto un puntino così, e poi la lascio in posa appunto per 20-30 minuti. Solitamente quando c'è scritto dai 20-30 minuti io la tengo sempre in posa il massimo, quindi 30 minuti, a meno che io non abbia il tempo a sufficienza. Però quando non ho tempo solitamente preferisco non fare questo tipo di maschere che devono stare in posa parecchio. Quindi magari faccio la maschera che deve stare in posa soltanto 10 minuti, che poi vado a risciacquare e che appunto è più veloce il tempo di posa. Però quando faccio queste maschere tengo sempre in posa per il tempo massimo, a volte anche di più. Sono tutta glow, piena di glitter, di stelline, di brillantini. Sembra quasi di essere nello spazio, cioè proprio mi dà l'idea dello spazio. Tutti questi colori, guardate che spettacolo. Speriamo però che oltre ad essere così bella sia anche, insomma, dia anche dei buoni risultati. Come dico sempre, ovviamente le maschere devono essere utilizzate più di una volta per poi capirne l'efficacia, però vediamo un po'. Ripeto, sento un pochettino di calore sul viso, leggermente pizzicare e scaldare la pelle. Ho questa sensazione. Vediamo che ora sono, ok, sono le 20:07, la tengo in posa per 30 minuti, poi torno e vediamo un po' i risultati che mi ha dato. Eccomi tornata, sono passati 30 minuti, la maschera si è quasi del tutto completamente asciugata, in alcune zone è ancora leggermente ma leggermente appiccicosa, ma giusto una cosa minima, perché la maschera è da togliere, effetto peel off, quindi partiamo da qui, visto, non so se notate che si è già un po' staccata dal viso, quindi partiamo dal mento, vediamo se riesco a prendere un pezzettino, altrimenti partiamo da qua, ok, che da qua che si è già sollevata, e la vado a rimuovere effetto peel off. Tira un pochettino, come succede un po' con tutte le maschere peel off, ed è venuta via, guardate, perfettamente, non è rimasto nessun residuo, a parte questo, però sono stata io che non l'ho rimossa bene, e non restano neanche i glitter, non so se vedete, non è rimasto nessun glitter sul viso. Continuo a rimuoverlo e guardate, viene via benissimo, guardate, i glitter restano proprio tutti sulla maschera stessa. Sono meravigliata di quanto venga via benissimo, si rimuove davvero facilmente. Ok, ho rimosso quasi del tutto la maschera, sono rimasti alcuni piccoli residui qui qui sulle tempie, all'attaccatura dei capelli, forse sono andata un po' troppo vicina, dopo con calma li vado a rimuovere. Devo dire che il risultato mi piace, la prima cosa che sicuramente mi è piaciuta è che sono venute via tutte le stelline, è rimasto giusto un brillantino qua, comunque tutti i glitter, le stelline sono venute via tranquillamente, non sono rimaste sul viso. E questa è una cosa, avevo paura un po' di questa cosa, che mi restassero stelline, glitter e quant'altro su tutto il viso, invece questa cosa non succede perché, come avete potuto notare, andando a staccare la maschera si porta via anche tutti i glitter. E poi non so se voi dal video notate questa cosa, però io sento e vedo la mia pelle più tonica, più compatta, specialmente in questa zona. Inoltre avevo letto, ho letto che la maschera dovrebbe andare a donare anche un effetto lifting, cosa che in realtà adesso così con una sola applicazione non vedo,
rendere e ridefinire anche, addirittura dovrebbe ridefinire i contorni. Ripeto, anche questa cosa di ridefinire i contorni non l'ho notata, però magari potrei notarla ad utilizzarla più e più volte. Questa è da utilizzare un paio di volte a settimana. Inoltre ho letto che si può tenere in posa anche 30-45 minuti se si vuole ottenere un risultato ancora più intenso. Qua dicono per un selfie perfetto, però se magari dovete fare delle fotografie o non so, avete un'occasione particolare, allora magari si può tenere in posa anche 30-40 minuti, 45 minuti. Proverò a tenerla in posa anche così tanto tempo. Sono andata a togliere la fascia per capelli. Comunque, un'altra cosa che ho notato è che non si sentono i glitter sul viso, le stelline, non danno fastidio. Non si sente questa cosa quando la maschera è in posa. Avevo paura di questo, di percepire che sul viso ci fossero appunto i glitter e le stelline, che comunque, specialmente le stelline, non sono proprio piccole. Però non si sente assolutamente niente, sembra di avere una semplicissima maschera indosso, quindi il tempo di posa è vero è lungo, però non fa differenza che ci siano i glitter all'interno. Mi piace come prima impressione, come prima volta. Mi è piaciuta davvero molto. Certo, il prezzo è abbastanza impegnativo, perché 50 euro per una maschera che utilizzarla soltanto due volte a settimana, io ne ho utilizzata davvero davvero poca, cioè ne ho utilizzata pochissima per questo trattamento, però 50 euro è decisamente tanto per una maschera. Nulla, spero che questo video vi sia piaciuto, di avervi tenuto compagnia. Fatemi sapere qua sotto nei commenti a voi com'è sembrata. Vi mando un grandissimo bacione e ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Ciao!